Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, nel video di oggi andremo a vedere praticamente la storia di due ragazzi in cui lei si è comportata malissimo, lui l'ha mollata e dopodiché lui decide di perdonarla e di tornare con lei, però lei non vuole perché si sente in colpa per quello che ha fatto. E quindi c'ho qui la conversazione tra i due. Amore, tutti questi giorni ho pensato e ripensato a tutto quello che ci è successo. Ho ragionato, ho cambiato idea molte volte, ho combattuto con me stesso e con il mio orgoglio, ma alla fine sono arrivato alla conclusione che se è successo quello che è successo, se hai fatto quello che hai fatto, è colpa di entrambi, non solo tua. Per questo sono arrivato alla conclusione che ti perdono. Ma posso perdonarti perché non è solo colpa tua, ma colpa di entrambi. Quindi non ha senso che ti addossi tu tutte le colpe, perché in un certo senso io sono complice di quello che hai fatto e di quello che è successo a noi. Tutte cose che hanno minato e compromesso il nostro rapporto e la nostra serenità. E io non posso assolutamente permettermi di perdere una persona come te, perché ho bisogno di te come tu hai bisogno di me. Quindi sì, tu hai assolutamente sbagliato, ma in parte anche colpa mia. Per questo possiamo tornare insieme, ti prego, torniamo a stare bene insieme, ne abbiamo bisogno entrambi. Io non capisco come può essere colpa, diciamo, anche sua. Però adesso andiamo a vedere cosa è successo, letteralmente. E chiaramente lei risponde: ma che non mi va di ripeterlo. Stai dicendo? Sei serio? Non mi aspettavo una reazione del genere. Comunque sì, sono serio. Cioè, dopo che ho fatto quello che ho fatto, dopo che sono andata a letto con altro uomo, ecco. Dopo che ti ho tradito, tu mi perdoni. Lasciamo perdere, ragazzi, perché chi tradisce una volta lo fa sempre. Infatti, secondo me, lui ha sbagliato a ricontattarla, secondo me. Però vediamo il seguito. Sì, come? Ha saltato, vabbè, doveva metterci la C. Come ti ho detto, è anche colpa mia. Perché sarebbe colpa sua? Cioè, scusa, ma perché è colpa sua? Cioè, se lei è andata a letto con un altro, come può essere colpa del suo ragazzo? Cioè, è stata lei che è andata a letto con un altro, non lui che l'ha costretta. Quindi non capisco. Ma perché? Perché dovrebbe essere anche colpa tua? Qui c'ha ragione, infatti. Non mi sembra che sia colpa dell'altro. Perché se il nostro rapporto si è raffreddato, è colpa anche mia. Sono io che ti ho trascurato. Tu, bello mio, puoi averla anche trascurata lei, però è stata lei che ha reagito in maniera sbagliata, senza affrontare il discorso con te, quindi non fartene una colpa. No, assolutamente no, cioè può essere, il nostro rapporto e la nostra relazione si è raffreddata per colpa del tempo, per colpa di entrambi, ma questo non giustifica assolutamente quello che ho fatto, non sono perdonabile. Infatti, un rapporto può anche essersi raffreddato, però comunque un tradimento è pur sempre un tradimento, che poi non capisco perché certe coppie invece che evolversi si spengono. Cioè, per dire, più si va avanti col rapporto, più dovrebbe essere bello, invece certe coppie è il contrario, cioè all'inizio sembra che va tutto bene, poi ci si allontana e succedono queste cose, cose che non dovrebbero assolutamente succedere se ci si ama davvero. Ma fallo dire a me se posso perdonarti o meno. Ci ho pensato tanto e ti ho detto di sì, ti perdono. Bello mio, lascia perdere perché se lei è andata a letto con altro, tu la perdoni, lei lo rifà. No, te lo dico io, non puoi perdonarmi, non te lo concedo, non te lo permetto. Bravissima, perché ovviamente so che poi tu lo rifai, quindi no. Ma fai decidere a me, è una mia scelta. Se ti piace soffrire, tacci, che ti devo dire.
No, non te lo posso concedere, perché poi si innesta un certo tipo di cose e ragionamenti, cose che non voglio succedano. Cioè, di che parli? Se passiamo sopra questa cosa, se ci mettiamo una pietra sopra, poi in futuro potremo trovarci in situazioni spiacevoli. Vediamo. Ma di che tipo? Che magari ti troverai in una situazione del genere tu e ti sentirai giustificato a tradirmi, anche per ripicca. Esatto, perché ovviamente se si passa sopra un tradimento, poi potrebbe essere anche lui a tradire lei. Lasciamo perdere. Perché lei l'ha fatto con lui, quindi lui per ripicca potrebbe rifarlo, quindi lasciamo perdere. E poi pretenderai un mio perdono perché tu l'hai fatto con me. Esatto. Oppure mi sentirei libera a tradirti nuovamente perché tanto mi perdoni. Oh, perfetto, perfetto, perché ovviamente poi lei, se si è sentita perdonata una volta, potrebbe appunto di nuovo tradire il suo ragazzo. Quindi ovviamente perfetto. E non voglio si crei nessuna di queste situazioni. Ma perché dovrebbero succedere queste cose? Io non farei mai una cosa del genere per ripicca. Mi conosci? Chissà. Cioè, pure lui credeva di conoscere a lei, però lei se n'è andata con un altro, quindi lasciamo perdere. Non c'entra, sono cose che succedono per forza. La natura umana è così. Ma come la natura umana? Ma come la natura umana? Cioè, se due persone si amano, non tradiscono, non è la natura. Donna santa. Ma non è vero. Che storie sono queste? Non è vero. Fidati. Ma comunque che uomo sei che mi perdoni per averti tradito? Qua non c'entra essere uomo o donna, c'entra che secondo me un tradimento non va mai perdonato perché poi una persona che ti ha tradito una volta ti tradisce la seconda, la terza, la quarta, fino all'infinito. Quindi lasciamo perdere. Perché chi ama non tradisce. Anche volendo, come potrei stare più con un uomo del genere? Che solo perché non puoi stare senza di me sei disposta a perdonarmi un tradimento. Questo non so se lui perdona lei perché non può stare senza di lei o per altri motivi. Non lo so, magari non vuole stare da solo. Non l'ho capita sta storia. E poi aggiunge che sono andata con un altro uomo. Ma perché mi fai questo? Sei cattiva. Ovviamente, mo te ne sei accorto che lei è cattiva. È andata con un altro, svegliati, a te non ti ama. Sì, perdonami, non ti meriti quello che ho fatto e non ti meriti anche questo, ma fidati che è la cosa migliore, esatto, la cosa migliore. Ma perché? Perché non vuoi più stare con me? Io ti ho perdonato in cuor mio, bello mio, svegliati. E ti ringrazio per questo. So che probabilmente non me lo rinfacceresti mai per questo, no, per quanto sei buono. Buono? Sì, buono, sì. Mi stavo a perdere un attimino. Pensavo che era lui a scrivere a lei, vabbè. Ci siamo capiti. Ma è la cosa giusta da fare. Perché la nostra relazione purtroppo è morta tanto tempo fa. Il mio tradimento è stato solo la goccia che ha fatto trabocca il vaso. Infatti, perché se c'è amore non si tradisce. Se lei ha tradito lui, evidentemente c'erano già tante cose che non andavano, come potevo immaginare io. La minestra riscaldata non è mai buona. Ed un quadro bellissimo non si può parare con una toppa, questo è. Infatti, perché comunque se rompi un piatto lo aggiusti, però il piatto resta sempre rotto una volta che si rompe. Anche se chiedi scusa, però ormai il piatto resta rotto. Ti prego, ripensaci. No, davvero non insistere, ti prego, è solo peggio. Finiamo questo stillicidio. È meglio per entrambi, fidati, basta così. Sto malissimo. Cioè, lui sta malissimo perché lei non si perdona, quindi non vuole tornare con lui. Però, chiaramente, se torneranno insieme, sicuramente lei lo tradirà di nuovo. Quindi, meglio soffrire ora che dopo. Mi dispiace davvero, perdonami, ma non torniamo insieme. Non è la cosa giusta.
Infatti non è la cosa giusta perché quando si sta all'interno di una coppia, se si tradisce, evidentemente non si ama abbastanza quella persona. Quindi secondo me lui ha sbagliato comunque a scrivere a lei dicendo torniamo insieme. Cioè secondo me lui doveva rimanere sui suoi passi e dire no, se vuoi solo amicizia e basta, perché una donna che tradisce, ma anche un uomo che tradisce, per carità, perché la cosa può essere sia maschile che femminile, non va mai bene. E voi ragazzi, se foste stati, diciamo, al posto di questo ragazzo, che cosa avreste fatto? Cioè, sareste tornati alla carica? Avreste perdonato la vostra compagna? Oppure l'avreste mandata a quel paese per sempre? Fatemi sapere qui sotto nei commenti.